Onorevole Versace, è una bella iniziativa questa presentata nella sede varesina che dimostra una vitalità quasi sorprendente di Forza Italia, direi, no? Ma in verità io resto sorpresa del fatto che voi siete sorpresi, perché io fin da quando sono stata eletta nel 2018, certo con un'altalena di umori e di situazioni, si sono registrati degli alti e bassi come dappertutto immagino, però in realtà la voglia di dare il proprio contributo sul territorio io l'ho sempre registrata. Quello che rilevo soprattutto ultimamente è la voglia dei più giovani di dare una mano, di dare un contributo. Io per Forza Italia seguo anche dipartimenti nazionali, sport, disabilità e pari opportunità, e ho cercato di strutturarli in modo tale da avere un referente dalla Val d'Aosta alla Sicilia, e devo dire che viaggiando tanto incontro tantissimi giovani che hanno voglia di si avvicinano da soli, hanno voglia di partecipare, di partecipare non solo durante le campagne elettorali, adesso ad esempio anche per le prossime amministrative ho visto tante facce nuove, tanta gente che ha voglia comunque di correre sotto la bandiera di Forza Italia, riconoscendoci una grande centralità all'interno proprio del centrodestra. Poi come in tutte le famiglie ogni tanto si litiga, ci si tira la giacchetta, però insomma si trova sempre la sintesi, per cui io sono fiduciosa e positiva e mi piace trasferire altrettanto sentimento. Ecco, tra l'altro questa sua vitalità, vivacità, oltre che preparazione politica, devo dire che sta trasmettendo, ha dato dei buoni risultati anche qui in provincia di Varese. Grazie, sono felice che lei lo rileva e che comunque lo sottolinea, perché non è sempre scontato. Devo dire che per quanto mi riguarda ho cercato di dare soprattutto un contributo per migliorare la normativa, perché noi in Parlamento facciamo quello sostanzialmente, però possiamo anche intervenire con degli atti di sindacato ispettivo per accendere i riflettori su tematiche che altri non reputano prioritarie, oltre ai contributi legati ai provvedimenti. Certo, non bisogna negare che il Covid ha messo in ginocchio un po' tutti, tante realtà imprenditoriali, tante famiglie, tante anche realtà del terzo settore che hanno sofferto, anche vedi lo sport quanto ha pagato il prezzo della pandemia, però sono anche felice del fatto che comunque in provincia di Varese si muovono ancora tantissime realtà che hanno voglia comunque di portare avanti battaglie e di anche raggiungere degli obiettivi. Io poi sono per quello che posso sempre disponibile, non riesco ad essere sempre presente perché mi premono come un limone dalla Val d'Aosta alla Sicilia, però sono anche felice del fatto che queste 12 persone hanno dato la loro disponibilità con grande passione, mettendo a disposizione la propria competenza, perché poi alla fine che se ne dica, la politica che cos'è se non spirito di servizio, prestare il proprio tempo, offrire le proprie competenze, il proprio orecchio e la propria voce per delle battaglie, per dei valori condivisi.